Quanti benvenuti a Primi Calci, la trasmissione qui su Radio Milan Inter dedicata proprio al calcio giovanile, al calcio non professionistico. Salutiamo anche ovviamente chi ci vede in streaming video. Ospiti di questa sera abbiamo la società FC Cologno, qui con noi abbiamo Vittorio Zuppo che è il direttore generale della squadra, buonasera. Buonasera. E Marco Limetti che è invece il direttore tecnico nonché l'allenatore della prima squadra, buonasera. Buonasera. Allora iniziamo a parlare, parliamo di calcio. Noi in questa trasmissione, in questa radio si parla tanto di calcio professionistico ovviamente, Milan, Inter in primis, però c'è tanto altro calcio. Io mi sono segnato qualche dato, per esempio ogni giorno, e questo lo sanno in pochi, ogni giorno in Italia si disputano 1600 partite ufficiali con arbitro federale, per cui neanche quelle con i bambini non sono considerate. 1600 al giorno all'interno di 17.932 campi sportivi omologati per l'attività, numeri davvero incredibili. Infatti i giovani tesserati sono 830.000. Questi sono i giocatori del settore giovanile. La cosa importante è che di questi giovani la maggior parte sono veramente giovani, perché il 19% sono ragazzini tra i 5 e i 16 anni e addirittura nella fascia tra gli 11 e i 12 anni si raggiunge il picco del 24%, per cui il 24% dei bambini di questa età gioca a calcio e gioca a calcio, diventa sempre più forte, sogna un giorno di diventare campione e magari strada facendo dice: dove vado a giocare per imparare a calcio? Tac, sono di Cologno Monzese, vado all'FC Cologno. Allora Vittorio, raccontaci un po' come nasce e quali sono le difficoltà di avere una squadra che non è blasonata, per cui immagino che tutti vogliono il figlio che gioca nel Milan e nell'Inter. Giocare in una squadra più piccola è la passione che ti porta? Sicuramente il vantaggio di avere una cittadina come la nostra di circa 50.000 abitanti ci permette di avere un numero abbastanza elevato di iscritti, perché il bacino d'utenza è abbastanza grande. È ovvio che per i ragazzini di quella cittadina è più facile andare a giocare in quella stessa società. Noi in questo momento siamo l'unica società proprio di Cologno Monzese. Prima erano due società esistenti, poi alla fine c'è stata una sorta di fusione e ora in questo momento esiste solo la nostra, che è l'FCD Cologno. È stato un progetto partito da tre persone così in amicizia, io, Marco, il presidente. Inizialmente io facevo solo l'allenatore e invece Marco, essendo un ex professionista, comunque era il punto di riferimento per il presidente, che come sogno aveva questo di avere una società di calcio tutta sua, ed è partito tutto così. Abbiamo prelevato la vecchia SD Città di Cologno, che era una società che aveva solo 80 iscritti, e invece oggi abbiamo la bellezza di circa 350 iscritti. 350 iscritti, immagino, di tutte le categorie. Sì, tutte le categorie. Abbiamo la fortuna di avere dai 2012, che è l'ultima categoria, fino alla prima squadra. Naturalmente questo è avvenuto perché soprattutto nel primo anno è stato fatto molto bene, sia a livello di strutture che a livello calcistico, e quindi ci ha permesso di, cioè, siamo stati abbastanza fortunati perché anche i risultati calcistici sono arrivati subito, e questo ha comportato la crescita giornaliera. Di giorno in giorno siamo cresciuti, infatti abbiamo quadruplicato quasi il numero di iscritti. Oltre a 350 iscritti, e quanti tra dirigenti e allenatori avete? Perché abbiamo 23 squadre complessivamente, quindi abbiamo circa 50 allenatori, perché per ogni squadra abbiamo un collaboratore, e lo stesso numero dei dirigenti va intorno ai 55. E poi cioè, il resto sono collaboratori così che lo fanno per passione. Abbiamo un bel numero di persone che comunque si dedicano alla manutenzione, al magazzino e a tutte queste cose qui. Tanto lavoro che c'è dietro, da tanta passione. Voi non lo state vedendo, ma da casa lo stanno vedendo in web, ci sono le varie immagini del campo, i bambini che giocano tutti in maglietta giallo-verde. Giallo-verde, sì, sono i colori del comune, quindi abbiamo mantenuto questi colori sociali anche per la nostra squadra. Marco, tu da giocatore professionista ti trovi adesso a fare l'allenatore. Cambia così tanto? Cioè, molte volte dici: finito di giocare a calcio, mi invento un qualcosa.
L'allenatore è una di quelle. Sì, oddio, devo essere sincero che non era nei miei programmi fare allenatore. Diciamo che la spinta è venuta dal presidente, che 2 anni fa ha insistito per cui iniziassi questo percorso allenatore, anche perché io, come ho detto prima Vittorio, avevo iniziato con un'altra mansione, c'era tutto da costruire, quindi ero più dedicato a quello che succedeva fuori. Poi 2 anni fa il press ha insistito perché pigliassi questa decisione, prendessi questa decisione di iniziare nella squadra. Ho iniziato a allenare dalla Juniores, che era, diciamo, la squadra dove avevamo intravisto che c'era del potenziale, e da lì abbiamo iniziato a costruire e a far cambiare la mentalità ai ragazzi, anche perché purtroppo in queste cittadine dove non c'hai un indirizzo specifico, il calcio viene visto in un altro modo. Noi abbiamo cercato di dare anche un po' di professionalità, nel senso che il calcio qui era un passatempo. Vado allenamento, non vado allenamento, sì, va bene, c'è l'amico al parchetto, vado al parchetto. Questo per i ragazzi più grandi, immagino. Per tutti, anche i bambini. Sì, perché la mentalità comunque è quella del vado proprio esclusivamente a divertirmi, che è giusto. Però io penso che quando uno vuole fare le cose un po' meglio debba metterci un po' di professionalità, un po' di impegno, qualche regola, perché poi io penso che il calcio sia una grande scuola di vita. Io le prime regole le ho imparate nello spogliatoio, con quelli più grandi, con gli allenatori. È un po' come quando vai a scuola con la maestra, insomma, voglio dire. Quindi abbiamo cercato di fare quello, e sicuramente quando ti trovi dall'altra parte è completamente diverso, perché fare il giocatore è una roba bellissima che auguro a tutti quanti quelli che sono da noi e anche gli altri ragazzi, perché comunque veramente fare il giocatore di calcio, anche se io poi non ho mai avuto la fortuna di fare categorie importantissime, però ho fatto il professionista per tantissimi anni, quindi però è una delle cose più belle, penso, che possa sognare un ragazzino. Che è il sogno dei bambini, i bambini che vengono a giocare, di cui abbiamo visto le immagini, maglietta giallo-verde, sperano un giorno di sfondare. Ecco, e allora sperano di sfondare, diventare grandi. Molto spesso si dice le società professionistiche, i ragazzini delle varie scuole calcio o delle varie società li cercano, li prendono non tanto per la tecnica quanto per la fisicità, ovvero se un bambino è una spanna più alto di un suo coetaneo, ecco che magari ci mettono gli occhi addosso perché tecnicamente lo costruiscono dopo nelle loro scuole calcio. Funziona così davvero? Allora, sicuramente il calcio è cambiato, nel senso che la parte fisica oggi come oggi conta moltissimo, nel senso che se un bambino di 10 anni ha un fisico non indifferente, intravedono qualche cosa, diciamo che ci sono dei settori giovanili dove poi il calcio te lo insegnano. Certo. Insegnano. È anche vero che un determinato tipo di condizioni, la coordinativa, queste cose qua, sono cose importanti che impari soprattutto da piccino, perché poi diventa difficile crescendo insegnarteli e quant'altro. Però diciamo che sì, sembra un luogo comune, ma la fisicità è importante. Ma a che età vengono presi e portati nelle altre squadre? A qualsiasi. Qualsiasi, non c'è un'età che dicono urca, ha già compiuto 12 anni, è troppo vecchio, non lo vogliamo? No, il troppo vecchio non lo vogliamo, no, per l'amor di Dio. Però oggi come oggi, se prima il giocatore veniva adocchiato dalle società professionistiche in età un po' più avanzata, cioè magari quando arrivava a entrare nell'agonistica, adesso il bambino, noi ci chiedono bambini, le squadre professionistiche, anche l'Inter, Milan, insomma, l'Atalanta, anche che hanno, che sono del 2011-2010, cioè stiamo parlando di bambini di 6 anni, 7 anni, 8 anni, che si intravede che hanno del talento. E quindi, direttore generale, cosa hai da dire su questa, per questa tematica? Confermo tutto quello che ha detto Marco. Arrivano a te le richieste della società? Sì, no, ad entrambi, perché comunque sia, diciamo, per quanto riguarda tutta l'organizzazione societaria ce ne occupiamo tutte e due. Diciamo che i ruoli sono fittizi, nel senso, perché giusto per dare un ruolo, ma facciamo entrambi tutto. Volevo riprendere questo discorso perché ho avuto la fortuna di lavorare per il Milan qualche mese come osservatore, e quindi di questo discorso posso dire qualcosina in più. Questa ci piace. Allora, ti dicevano, vai sul campo e queste sono le cose da segnare. Allora, sicuramente l'aspetto fisico
era fondamentale, parlo del 2013, e quindi sono passati pochi anni da quando ho fatto questo ruolo, però è ovvio che era fondamentale anche l'aspetto tecnico, quindi non è che si guarda solo ed esclusivamente la fisicità, assolutamente no, questa è una diceria secondo il mio punto di vista. Si guarda la fisicità ma legata alla tecnica, all'aspetto tecnico. È ovvio che se un bambino ha entrambi, si prende quello lì che ha entrambi, rispetto ad un bambino che tecnicamente è leggermente superiore a quello che ha entrambi, diciamo, i mezzi, cioè sia l'aspetto fisico che l'aspetto tecnico. Ecco, a me è venuto in mente allora che non li prendano solamente giovani, abbiamo l'esempio di Torricelli, l'hanno preso, che era forse un caso più unico che raro, Torricelli l'ha preso che era bello che adulto per il calcio professionistico, mentre invece per quando arriva una squadra di calcio e ti chiede un ragazzino, ma ti fa una proposta in soldi, in palloni, in materiale tecnico? Di solito comunque qualcosina, quando sono proprio interessati alle società, lasciano, ma più che altro si parla di materiale, queste cose qui, però comunque sia è un vantaggio anche per la società stessa, la società dilettantistica, lasciare andare un ragazzo, perché comunque dà visibilità, vuol dire che comunque si è lavorato comunque abbastanza bene su quel ragazzino, oltre ai mezzi che il ragazzino stesso già aveva. Questo è il discorso. L'effetto Barcellona, ovvero Barcellona di tutti i piccolini, tutti i tecnici, non sta influenzando anche il calcio italiano? Non è ancora arrivato? Diciamo di sì, noi puntiamo nel nostro piccolo. Nostro piccolo, noi diciamo che ne parliamo spesso, diciamo la cantera di Cologno, perché comunque sia, come diceva Marco, i suoi ragazzi e la prima squadra hanno una media di 20 anni, in una categoria, comunque la prima categoria, una categoria già abbastanza importante, avere tutti i ragazzi di 20 anni è una bellissima soddisfazione, poi soprattutto avere ragazzi del proprio comune che vengono da, perché ci tengono dal proprio alla vivaio maglia. Sì, ci tengono alla maglia, vengono dal proprio vivaio, ma lo fanno anche a zero, e quindi è una bellissima soddisfazione, perché vuol dire che veramente lo fanno solo ed esclusivamente per la maglia. Ecco, allora, hai detto uno degli argomenti che trattiamo sempre in questa trasmissione, Primi Calci, perché ci guardano, ci ascoltano, soprattutto tanti genitori di figli, figlio che ha appena iniziato a fare sport, dico che sport gli vado a far fare? Calcio. Allora informiamoci un po' su tutti gli aspetti. Allora, un genitore che porta il figlio all'FC Cologno, cosa si deve aspettare? Prima cosa, da che età lo può portare? Allora, è 5 anni, si può iniziare come prevede la federazione. Noi cerchiamo, come diceva Marco inizialmente, di dare comunque un'educazione, anche un'istruzione, perché secondo me il calcio, come tutti gli altri sport collettivi, sono una preparazione per la vita. Perché? Certo. Perché un domani può essere la società, può essere la tua futura azienda, i tuoi compagni di squadra possono essere i tuoi colleghi. E quindi impari a rispettare le persone, impari a rispettare l'azienda, impari ad essere puntuale, preciso. Quindi per me lo sport collettivo è fondamentale. Questo è un ottimo spot per chi deve decidere come portare un figlio, a che sport fargli fare a un figlio. In effetti così si impara un po' come a militare all'epoca, cioè si impara a stare con la gente, le regole del gruppo e tutto quanto. Allora arriva il babbo, vede le varie squadre, capisce che ci sono i suoi coetanei del suo bambino, per cui lo può portare. Prima domanda che vi farà è: ma quanto mi costa iscrivere il ragazzo alla scuola calcio? Sì, noi, compreso il kit, compresa l'assicurazione, compreso il tesseramento, a Cologno per i piccoli, parliamo per la preagonistica, certo, che arriva fino ai 2005, prendiamo una quota per la nuova iscrizione di €400.
che sicuramente è un costo per la crisi che c'è oggi, però vengono investiti tutti nella società. Infatti, come si vede nelle foto, nelle immagini, il nostro presidente ha investito tutto nel campo sintetico, nella struttura, spogliatoi nuovi, divise nuove, quindi i costi sono alti ed è molto difficile autogestirsi oggi come oggi. Noi fortunatamente in questi 4 anni ci stiamo riuscendo, 3 anni e mezzo. Ecco, una cosa che mi chiedo sempre, un ragazzino inizia a giocare in una squadra, in una categoria, con i suoi compagni di squadra che ovviamente crescono negli anni. Ogni quanto c'è il cambio di allenatore? Perché immagino che l'allenatore di Pulcini Esordienti sia diverso rispetto a quello dei giovanissimi, tu alleni juniores, a quanto ho capito, tu la prima squadra, i tuoi ragazzi... in caso andranno sotto di lui come allenatore? Cioè un allenatore non segue i ragazzi? Una parte sì, perché comunque sia anche nella juniores siamo molto giovani e quindi hanno ancora un anno da fare l'anno prossimo per restare proprio nella categoria. Quindi diciamo fra 2 anni i miei ragazzi andranno sì sotto Marco e quindi già li c'è un passaggio. No, sì. Sì, ma diciamo che il nostro concetto di società è proprio un concetto dove cerchiamo in tutti i modi di far esordire, di far salire nelle categorie superiori il più possibile i giocatori più giovani. Quindi tenerli nella squadra, tenere la società, sì, no, per crescere. Noi l'anno scorso noi abbiamo fatto una juniores già diciamo con giocatori giovani che quest'anno compongono lo zoccolo duro per quello che è la juniores di quest'anno, però la prima squadra è composta praticamente per il 90% da giocatori che erano juniores l'anno scorso e juniores 2 anni fa e che hanno vinto 2 campionati di seguito. Quindi diciamo che è un lavoro che viene da lontano, un lavoro che viene fatto dalla preagonistica, ma che poi viene completato quando inizi l'agonistica, quindi dai giovanissimi. Tu prima dicevi quanto un allenatore sta con una squadra, levata la juniores e la prima squadra, che comunque gli allenatori sono quelli per più anni, mentre invece per quanto riguarda gli allievi giovanissimi, anche la preagonistica, la logica è non più di 2 anni, anche perché dopo un biennio un allenatore teoricamente non è che non ha più niente da dare perché è sbagliato, però è giusto anche che il ragazzo, che i giocatori conoscano anche altre metodologie, altre tipologie di allenatori, altri caratteri, perché non tutti gli allenatori hanno lo stesso carattere, non tutti gli allenatori hanno la stessa metodologia di lavoro, anche se da noi si segue una metodologia di lavoro collettiva, però lo stesso esercizio io lo posso far fare in un modo, lui lo può far fare in un altro modo, tu in un altro modo, quindi uno sta attento a determinato, l'importante è il risultato, quello che deve venire fuori, però poi come venga fatto per ottenerlo, ogni allenatore ha il suo metodo, se no sarebbe troppo facile, se tutti fossimo uguali sarebbe troppo facile. Invece così cambiano e cambiano anche la maniera, crescono di più alla fine, cambiando allenatore si cambia. Sì, anche perché poi si inserisce anche un aspetto, soprattutto nei più piccoli, si inserisce anche un aspetto troppo familiare e quindi a volte non obbediscono più. No, magari l'allenatore comincia a vedere un giocatore sotto un'altra luce che magari non è giusta, oppure il giocatore si permette magari qualche cosa che non va bene, insomma, qualche libertà che non ci sta. Ecco, un'altra cosa, società con tante categorie, dalla più piccola alla più grande, fate in modo che le tecniche, le tattiche di gioco delle squadre dei più piccoli siano le stesse della prima squadra? A me veniva in mente il periodo di Sacchi, si diceva se il Milan gioca col 4-4-2, pressing, fuorigioco esaltato, facciamo in modo che dalla primavera in giù tutti utilizzino questo metodo per imparare ad essere già pronti al salto di categoria. Allora, si fa, è logico farlo, c'è un programma tecnico, c'è una linea guida sul metodo di gioco, su quello che può essere il modulo, però è anche vero che tu decidi di fare un modulo, ma magari nella squadra sotto le caratteristiche per fare quel modulo non ci sono, siccome qui non stiamo parlando di calciomercato, vado a comprare, ma è quello che tu tiri su da quello che è il tuo settore giovanile, vivaio, quindi può essere che un anno hai un'annata dove sono tutti, hanno delle capacità di corsa particolari o tecnica particolari, che puoi adottare un modulo calza a pennello,
e magari la categoria sotto quel modulo non calza a pennello, allora a quel punto lì sei costretto a porre delle alternative, oppure comunque a lavorare per quello che può essere il comune metodo, comune modulo per quello, certo, che è l'agonistica, però con una variante, cioè nessuna squadra ha un modulo. Anche perché i giocatori devono essere in grado di giocare in maniere diverse. Sì. Ma per esempio, a me viene in mente, i difensori, sì, imparano ugualmente a giocare sia zona che con la marcatura uomo? Vabbè, uomo ormai non esiste più, penso. Cioè, zona senso, mista. Allora, secondo me ogni modulo, ogni metodo ha il suo lavoro da fare, le sue situazioni tattiche da fare, e non è tutto uguale. Ci sono delle situazioni che sono uguali per qualsiasi modulo, quello per amor di Dio, però secondo me sono cose completamente diverse, cioè sono approcci diversi, sono mentalità diverse. Poi secondo me oggi che fa tanto è proprio l'approccio alla gara, la mentalità, la fame, l'aggressività. Oggi si gioca molto sull'aggressività. Se tu hai una squadra aggressiva, secondo me puoi anche sopperire a delle pecche che tu puoi avere a livello tecnico, tattico di alcuni giocatori. L'aggressività fa tanto, noi viviamo di aggressività. Interista però la pensa come Gattuso, e questa no, cosa mi lascia un po' perplesso. No, ma va bene. Era azzurra vita. Però io sentendo ti parlare così, ho detto, guarda, il nuovo allenatore del Milan. Io sono cresciuto al sud, quindi al sud o corri. O eri aggressivo o venivi mangiato, quindi c'è poco da fare. Ecco, io ho una curiosità invece per quanto riguarda il settore giovanile, più giovanile, lo dico a te non in quanto allenatore dei juniores, ma proprio come direttore tecnico, direttore generale, andiamo a termini così. Allora, come funziona per i giocatori stranieri, i bambini stranieri, i figli di stranieri, e per le bambine? Che sono due categorie che di solito uno non ci pensa, però se alla squadra poi gli arrivano, e non so come siano i tesseramenti, e anche le ragazze, so che quando sono piccole possono giocare addirittura con i maschietti. Giusto? Possono giocare con i maschietti, però con un anno in meno. Cioè, per esempio, una bambina del 2005 gioca con i maschietti del 2006. Ok. Per quanto riguarda l'iscrizione degli stranieri, il tesseramento è effettuato in base ai documenti dei genitori. Okay. Devono essere entrambi con documenti regolari e l'iscrizione viene fatta tranquillamente. La tempistica di solito quando non c'è la cittadinanza è un pochino più lunga, però comunque i tempi sono brevi. E invece le femminucce... Quindi non c'è il blocco degli extracomunitari? No, non c'è il blocco degli extra, no. Assolutamente no. Le bambine, qualcuna se ne vede ancora, noi qualche bambina l'abbiamo avuto in passato, qualcuna l'abbiamo ancora oggi, poi quando crescono, tendono a crescere, naturalmente si spostano nelle società dove hanno solo il calcio femminile. Certo, che ci sono, stanno aumentando, ne parleremo anche magari in una delle prossime puntate, che è anche una di quelle cose ormai interessanti. Ormai nei professionisti, Milan, Inter, hanno la squadra femminile dei piccoli. Che non sono professioniste, le bambine, però. Però sì, ci stanno lavorando in questi giorni, stanno pensando a questa rivoluzione del calcio, della FIGC. Tra le varie cose vorrebbero far diventare il calcio femminile professionistico, forse ha un senso per far crescere tutto il movimento e portare anche soldi e quant'altro. Quindi io sono d'accordissimo, assolutamente sì. Anche perché ho un'amica, Gaia Missaglia, che allena le bambine al Milan, quindi sì, è giusto così. Voi due fate giocare la squadra con lo stesso modulo? Diciamo di sì, variamo tra il 4-3-1-2 e il 4-3-3 in base alla giornata, a chi hai disponibile, ai disponibili, ai giocatori disponibili, a come si sono allenati, però sì, bene o male abbiamo la stessa tipologia sia di modulo che di calcio, entrambi sull'aggressività. Ma andate a vedere. Lui ha più esperienza però. Esatto, io soprattutto per la prima squadra, andate a vedere. A livello di allenamento ha sicuramente più esperienza lui, perché io alleno da poco, quindi non ho grandissima esperienza a livello di allenamento. Su quel lato lì lui sicuramente mi insegna. Di campo, io ce l'ho magari di campo, poi come dice lui io vivo di aggressività, quindi molte pecche le nascondo. Quindi i giocatori più molli non li vedi bene? No,
cioè no, il Molle non esiste per me. Devo essere sincero, lui i Molli li ha trasformati, quindi ah, quello sì, quello... Ecco. No, per quello... cui da casa sappiatelo tutti sì, i giocatori sì. Ma lo soprano già glielo ricorderà ogni allenamento immagino. No beh, ma io sono, tra l'altro io mi ritengo un allenatore molto fortunato, il fatto di avere una squadra molto giovane mi consente anche di fare cose che in questa categoria non fa nessuno. Io faccio 4 allenamenti a settimana. Tra l'altro prima categoria teoricamente c'è un numero minimo di giovani. Sì, devi avere 3 fuori quota che non devono essere, cioè 3 giovani nei 18, no, negli 11, 3 giovani negli 11, nei titolari, che quest'anno la prima categoria è 95. Okay. Io gioco con i 98, quindi 99. Infatti sono tutti fuori quota. Non lo ricordava per questo. Sono 10 undicesimi fuori quota. Quando mi parlano di fuori quota io non ho grossi problemi. Questa cosa però dal mio punto di vista mi preoccupa, perché io gioco a pallavolo in una prima divisione e ovviamente un po' di anni ce l'ho. Se la mia società avesse la vostra politica sarei già in tribuna. Ma questa è una politica societaria. Attenzione. Che le fate fare a quelli più adulti? No, allora tieni presente una cosa, che noi purtroppo o per fortuna non riusciamo a dire a nessuno vai via. Quindi regolarmente ci ritroviamo, io l'anno scorso avevo una rosa di 27 giocatori, quest'anno sono partito con 29 giocatori, poi è ovvio che qualcuno che viene meno utilizzato poi chiede lui di mandarlo in prestito, però io ancora oggi ho una rosa di 23, lui una rosa di 24, quindi abbiamo rose molto ampie. Poi durante l'anno gli infortuni, le squalifiche, i passaggi prima squadra juniores, però è anche vero che questa è proprio una nostra politica, la nostra politica poi di arrivare il più in alto possibile con il nostro vivaio. Noi non prendiamo, non acquistiamo giocatori, non li vendiamo. Se un giocatore vuole andare via, lo lasciamo andare via. Questa è una politica nostra che purtroppo spesso scozziamo con chi magari vuole venire da noi, ma c'è il famoso premio di preparazione che ti frena perché cifre assurde, esorbitanti, e quindi sei costretto a dire al ragazzo: se riesci a venire a gratis, le porte sono aperte, ma noi per politica non compriamo giocatori e neanche chiediamo soldi quando un giocatore viene. Quando un giocatore è tesserato a vita con quella società? 25 anni. Fino ai 25 anni o per 25 anni? Fino ai 25 anni. Fino ai 25 anni, però dopo la categoria allievi, dalla junior si può. Ok, prima invece si può. Prima il tesseramento è annuale. Però se cambi squadra c'è il famoso premio di preparazione. Se cambi squadra dall'ultimo anno di allievi passi alla juniores, quindi è automatico il vincolo, praticamente c'è il premio di preparazione in base alla categoria che fa la società. La prima squadra. La categoria della prima squadra. Quindi quello... più in alto la categoria più costa il premio di preparazione. Mica male. No, sì. È una regola abbastanza che dà fastidio. Sì. Sì, perché rischia, tanti ragazzi hanno smesso. Io ho visto che questa cosa funziona soprattutto nel basket, così per inciso, perché molte società di basket con questa compravendita dei giocatori ci campano, ci vivono. No, ma anche le società di calcio, attenzione. Certo. Bisogna, ci sono società che investono tanti soldi, sono società che investono migliaia di euro sui giocatori. Colonio quanto lo paga il primo allenatore? Per esempio? Lui non prende niente me, quindi siamo a posto noi. La prima squadra del Colonio penso che sia l'unica di prima categoria, non lo so, ma è a tutta a costo zero. Sì, una società che si autogestisce, non nessuno a costo prende zero, abbiamo tantissimi volontari che ci aiutano proprio perché sono legati alla società. È una politica che sognava il presidente e alla fine si è avverata così, ma perché il nostro è proprio un ambiente familiare. Per questo dicevo, la cosa più bella è proprio quella che anche i giocatori, 23-24 giocatori che formano una rosa, anche chi gioca veramente poco, comunque è lì sempre ad allenarsi. Questo vuol dire spirito di familiarità, spirito di gruppo, e questa è la cosa più bella. Benissimo, allora siamo arrivati circa a metà trasmissione, allora dico al nostro fantastico Lorenzo, il nostro regista qua che ci sta seguendo, di metterci in pausa. Subito appena torniamo avremo un altro ospite, in questo caso telefonico, uno psicologo dello sport, e allora capiremo anche cos'è esattamente uno psicologo dello sport e come funziona il suo lavoro. A dopo. Radio Milan Inter.
Di nuovo in diretta con Primi Calci, la trasmissione di Radio Milan Inter dedicata proprio al calcio giovanile e anche al calcio non professionistico. Infatti oggi qui in trasmissione abbiamo dei rappresentanti dell'FC Cologno, oltre che rappresentanti anche allenatori. E allora, per aiutare loro, per aiutare noi e per aiutare un po' tutti a conoscere qualcosa di più del calcio, abbiamo in collegamento telefonico Roberto Cadonati, il professor Roberto Cadonati, che è uno psicologo dello sport, nonché il presidente dell'associazione Convincentemente. E allora, buonasera Cadonati. Buonasera. Allora, qua stiamo parlando di calcio, ovviamente, di calcio giovanile. Abbiamo l'allenatore di una prima divisione, prima categoria, a calcio è categoria, e pallavolo che divisione, io ogni tanto mi confondo. E allora io, la prima domanda che gli ho fatto, gli ho detto: ma voi avete, anche voi avete un preparatore mentale, un mental coach, uno psicologo dello sport? Mi ha detto: no, non ce l'abbiamo perché ancora non ce lo possiamo permettere. Che cosa si perdono? Si perdono tanto, perché al di là della preparazione tecnica e fisica, che naturalmente solitamente è ben coperta, appunto c'è il coach calcistico e il preparatore atletico, non preparare l'aspetto mentale vuol dire poi ritrovarsi possibilmente dei campioni che sono bravi coi piedi, bravi magari anche nella tecnica e nella tattica, ma purtroppo a volte mentalmente non pronti né al successo né ad affrontare le difficoltà che tutte le carriere professionistiche comportano. Una delle cose di cui abbiamo parlato in altre trasmissioni era proprio il fatto che la top performance, ovvero la prestazione massima di un atleta, è la moltiplicazione di tre fattori: quello tecnico, quello fisico e quello mentale. Ed essendo una moltiplicazione, se uno dei fattori è zero, il risultato è zero. Quindi un giocatore che non sta bene di testa ti sbaglia un gol a un metro di distanza dalla porta, come se uno non ha fiato, ovviamente non va da nessuna parte, e se non ha tecnica gli stop se li dimentica, a meno che non abbia tanta grinta come Gattuso. Ma è proprio così? Sì, sì, è esattamente così, senza tener conto poi che se la preparazione mentale, quindi la personalità, non è adeguata, spesso poi andiamo incontro a drop out, quindi interruzioni improvvise della carriera, a momenti estremamente bui che magari fanno in modo che i ragazzi non solo smettono, ma magari si attacchino a comportamenti, chiamiamoli così per semplicità, devianti, e quindi andare proprio in direzione opposta a quello che dovrebbe essere e insegnare lo sport, cioè quindi la salute fisica e mentale, il benessere, la sfida quotidiana, che poi anche nella vita, non solo nel calcio, ti presenta costantemente delle sfide. Quindi pensare che un giovane possa crescere senza un'adeguata preparazione mentale è veramente un reato gravissimo. Un reato gravissimo. Ecco, una cosa che mi viene in mente: la preparazione mentale del singolo immagino sia diversa dalla preparazione mentale, che è il team building e quant'altro, di una squadra intera. So che tu segui sia tennisti che golfisti professionisti, ma anche squadre di calcio. E allora cosa cambia? Che diversità c'è di lavoro? Ma diciamo che intanto per creare un gruppo valido occorre avere degli individui validi. La differenza sostanziale tra la preparazione mentale individuale, uno sportivo, uno sport individuale o comunque anche nel calcio rispetto alla personale, è che nella squadra occorre preparare una coscienza collettiva, una personalità collettiva, dico delle imprecisioni, ma giusto per usare un linguaggio non tecnico. E la differenza tra il singolo che ha da fare riferimento solo a se stesso, nello sport di squadra, tutto, quindi ogni singolo giocatore, se porta alla squadra tutto, in realtà producono molto di più di quello che sarebbe la somma dei singoli fattori, perché intanto occorre sviluppare l'idea che tu non giochi per te stesso, ma giochi in concorso con altri per ottenere un obiettivo, un risultato. Nel calcio
il risultato è gol. Gol, tra l'altro, tradotto dall'inglese, obiettivo raggiunto, insomma. Quindi l'individuo dovrebbe perdersi nel gruppo. Questo non vuol dire che non deve avere una caratteristica, una personalità e così via, e ruoli anche diversi, ma deve mettere tutto alla squadra, quindi al gioco collettivo. Ecco, allora qua in studio abbiamo anche Marco Linetti, che è l'allenatore proprio della prima categoria del Cologno. Che consigli gli vuoi dare da mental coach, qualche esercizio per creare gruppo? Te lo chiede direttamente a lui. Normalmente ne conoscono, ma uno degli aspetti più importanti nel team building, quindi nella costruzione dello spirito di squadra, che poi noi chiamiamo lo spogliatoio normalmente, è quello di verificare che ognuno abbia fiducia nell'altro, perché tutti diciamo che abbiamo fiducia, ho fiducia nell'allenatore, ho fiducia nel preparatore, ho fiducia nei miei compagni, poi però quando si gioca si vede che questa fiducia viene meno, se viene meno la fiducia viene meno anche il collettivo, perché invece che passare al mio compagno che magari ritengo non abbastanza forte da sostenere in quel momento, è evidente che viene a mancare anche il gioco di squadra. Allora, uno degli esercizi interessanti, per esempio, che io facevo anche nelle squadre professionistiche, era quello di lasciare il mio portafoglio da qualche parte nello spogliatoio per andarmene via. E lo ritrovavi? Tornavo, dicevo, avete visto per caso il mio portafoglio che ho lasciato qui? E utilizzavo questo stratagemma per dire: vedete, io ho avuto così fiducia in voi che ho lasciato appositamente qui il mio portafoglio, perché sapevo che non avreste fatto nulla di male, non avreste toccato. È per esempio un esempio banale, ma questo insegna molto loro, perché noi non possiamo insegnare nulla agli altri che non ci appartengano. Quindi non posso insegnare la fiducia se io non ho fiducia in me o negli altri. Chiarissimo. Sì, molto. Direi molto chiaro. Ma funziona così? Ma tu cosa fai per fare il gruppo? Cosa faccio? Io il portafoglio non lo lascio, perché a me lo chiedono diretto proprio, quindi no, a parte le battute, io sono un personaggio molto diretto e molto vivo molto di alchimia, quindi io proprio vivo di contatto con i miei giocatori. Io infatti li vivo sia al campo e li vivo anche fuori, cerco sempre di creare comunque delle situazioni dove siano coinvolti tutti, dove ci sia, oltre che il coinvolgimento nel campo, ma che ci sia anche il coinvolgimento totale anche fuori. Batto sempre sul fatto che nel momento in cui ci si allena, nel momento in cui si gioca, c'è una gara, ma perché me l'hanno insegnato a me quando giocavo, chi avevo di fianco, simpatico o antipatico che poteva essere, ma in quel momento era mio fratello, quindi il buttarmi nel fuoco per lui, questo è una cosa che io ho sempre avuto dentro, ma perché me l'hanno insegnato a me. Poi io non ho avuto la fortuna di avere dei mental coach, perché ai tempi che giocavo io non esisteva neanche questa figura, neanche la si pensava, però mi rendo conto che sicuramente oggi come oggi, anche per tutte le problematiche che questi ragazzi comunque hanno e vivono giornalmente, sia a livello familiare che a livello proprio personale al di fuori, un mental coach, una società ha la possibilità di avere un personaggio del genere, che sicuramente può solo esclusivamente portare del grandissimo beneficio, sarebbe una cosa azzeccatissima. Ecco, diciamo che per queste categorie a volte uno dice: vabbè, ma in questa categoria forse invece serve più in queste categorie che nelle categorie professionistiche, dove già hanno un indirizzo diverso, una mentalità diversa, un approccio diverso. Poi se entriamo nei giocatori professionisti che lo fanno di lavoro, quindi è lavoro, quindi già il fatto che sia un lavoro è già un qualcosa di ancora più grande, e forse proprio è in queste categorie che servirebbero dei personaggi come lei,
che diano quegli input giusti anche noi allenatori, perché a volte poi si pensa di fare bene, magari si fa un danno della miseria, quello. Mi permetta di dire una cosa, mister? Io boh, anche due. È una mia riflessione personale. Certo. Io ritengo, so che lei sarà d'accordo per forza con me, ma io ritengo che sia più importante l'allenatore giovanile che non quello della prima squadra. Sì. Perché? Nella prima squadra ci arrivano quelli che sono passati dal settore giovanile, ed è proprio nel settore giovanile che occorre dare uno stampo ben definito ai giovani calciatori. La gran parte delle problematiche che vediamo e che ci rappresentano spesso in televisione, vediamo per esempio il destro di un calciatore che si chiama calciatore, mi pare, che sì, fa il destro, sì, delle manette, sì, molto, sì, molto, sì, plateale, no? È chiaro che questo indica l'incapacità del soggetto di rendersi conto il contesto dov'è e che cosa, Ora, scaturisce poi. Certo, queste cose vanno preparate da giovani, uno non se le inventa a quell'età lì, ormai cosa fai? Fai vedere quello che hai, si può sempre migliorare per l'amor di Dio, ma se io sono stato preparato culturalmente proprio nel settore giovanile a un comportamento consono e corretto anche di fronte a evidenti storture, magari errori arbitrari o altro, è evidente che magari perderò un attimo le staffe, ma entro una certa misura. Lo so, infatti, ma il problema è proprio il risultato. Secondo me uno dei grossi problemi che ci sono a livello giovanile, e noi vediamo anche a livello bambini, cioè proprio preagonistica, è questo benedetto risultato che è praticamente... cioè che mio figlio si diverta, che giochi, che sia sorridente, che è, passa tutto in secondo piano, la squadra deve vincere, perché se non vince siamo tutti arrabbiati. E quello secondo me è un qualcosa che proprio negativo, soprattutto per tutto quel discorso che giustamente dice lei, che va affrontato per poi arrivare, magari invece di fare il gesto della manette come ha fatto il calciatore, a dire vabbè, insomma, arrabbiarsi ma senza essere plateale e scaturire altre cose. Vittorio, tu come ti rappronti? Tu hai juniors, giusto? Sì, buonasera professore, io alleno la juniors regionale, però io volevo, a parte sono d'accordissimo con lei quello che diceva Marco, che praticamente bisognerebbe partire dai bambini, infatti quello che volevo chiederle io, come si potrebbe fare, non è che magari c'è tempo da venire. Come si potrebbe fare magari per non per insegnare il tutto, perché comunque sia quello un lavoro vero e proprio il suo, però per dare un input ai giovani allenatori in modo da avvicinarsi bene o male a preparare questi bambini, perché secondo me, come diceva lei, è fondamentale l'aspetto psicologico di un bambino, soprattutto in fase di crescita, perché comunque dà equilibrio, insegna a non perdere le staffe nei momenti critici, e quindi può servire anche nella vita un domani, insegnandolo nel calcio, come dicevamo prima durante la trasmissione, il calcio è una preparazione per la vita, e quindi insegnando questo aspetto nel calcio servirebbe anche nella vita. Sentiamo. Come si potrebbe fare secondo lei? Non è semplicissimo da spiegare, soprattutto in una trasmissione radiofonica, perché occorrerebbe anche far vedere praticamente come si fa, perché per esempio parlavamo prima della fiducia, ci sono degli esercizi da far fare, esercizi pratici in cui loro imparano a verificare queste cose personalmente e anche vedendo i propri compagni. Il problema che io rilevo è proprio un problema di tipo culturale. Come vedo io, sento lei e il suo collega lì, e apprezzo la vostra attenzione e disponibilità a inserire la mia figura, la nostra figura all'interno delle squadre di calcio. Ma per fare questo occorre che il movimento calcio si occupi di questo. Quindi ci vuole, secondo me, un cambio culturale. Anni fa c'era ancora il buon Facchetti come presidente dell'Inter, l'Inter organizzò dei corsi per allenatori
delle giovanili, e io in quella sede insegnai, io e il mio collega Valdamà, che purtroppo non c'è più, facevamo lezione agli allenatori degli aspetti psicologici e comunicativi, e probabilmente è in quella sede e in quei luoghi che va inserito, che vanno inserite lezioni di psicologia, che non è la psicologia generale ma la psicologia dello sport, proprio per trasmettere a tutto l'ambiente come dire, una cultura di base che aiuti i ragazzi a crescere poi bene, perché la nostra gioventù è nelle nostre mani, e quindi ha bisogno, voi avete bisogno del sostegno, poi anche i ragazzi naturalmente. Sono pienamente d'accordo, anche perché ho avuto la fortuna durante il corso del patentino UEFA B di avere un professore come lei, e infatti come materia durante gli esami ho presentato il team building, e devo dire che comunque è una materia stupenda e porta veramente tanti benefici anche a noi allenatori, oltre che ai ragazzi che sicuramente ne usufruiscono. Ecco Roberto, io invece ho una domanda. Adesso qua parlando sembrate che tutti qua nel mondo del calcio avete presente che esiste sto psicologo dello sport che fa team building, che fa mental coaching, ma è proprio così? Perché da come lo so io e in altri sport che è più normale avere il preparatore mentale nel tennis, negli sport singoli, nel calcio ogni tanto dice no, io non prendo lo psicologo perché i miei giocatori non sono pazzi. C'è ancora questa associazione psicologo dello sport o i giocatori pazzi? Sì, purtroppo esiste, per quello che parlavo della necessità di un cambio culturale, perché lo psicologo dello sport non è lo psicologo clinico, poi magari ci sono figure come me che sono sia clinico che psicoterapeuta che psicologo dello sport. Ma la psicologia dello sport è molto specifica e va sui sani per fare in modo che quelli sani, bravi, comunque forti, funzionino ancora meglio. Tutti noi abbiamo delle aree personali che diciamo, eccellono, e altre che magari lo fanno molto meno. Quindi si tratta di agire proprio in funzione di un soggetto che sta bene per farlo stare ancora meglio, affinché la performance abbia una sua stabilità e non sia così altalenante come accade se lo stato d'animo dell'individuo in campo viene lasciato a caso. Quindi praticamente tramutare energie negative in energie positive, giusto dottore? È un altro modo di dirlo, ma in qualche modo è così, cioè abituare a far perno e affidamento sulle proprie risorse invece che pensare sempre per esempio ai propri limiti. Perfetto. Allora la ringrazio professor Cadonati per essere stato qui con noi. Grazie davvero. Buona serata a tutti. Buonasera. Allora, gli ultimi minuti della trasmissione vi devo chiedere una cosa, perché io vedendo le immagini, e l'hanno visto da casa chi sta guardando la diretta web, abbiamo visto il vostro campo, che è un campo sintetico. Sì. Seconda generazione, immagino, nuova generazione. Ultima generazione, che non so che generazione sia, anche quello morbido, fantastico. Mediamente, quanti campi in sintetico e quanti in terra, in erba, trovate in campionato? In erba ce ne sono ancora. Sintetico adesso secondo me avrà un boom. Adesso per esempio nel nostro campionato due squadre che non avevano i sintetici l'hanno fatto. Però costa tanto. 400.000 per il campo 11? Sì, anche un po' di più. Sì, poi dipende da cosa ci fai, da cosa vuoi. Dal fondo che c'era. Dal fondo, poi se lo vuoi segnato solo per un campo 11, se lo vuoi segnato anche con due campi a 6, con la segnatura dei campi a 7, la rete, i fari, l'illuminazione. In quanti anni riuscirete a ripagarlo? Fino a quando non finisce il bando con il comune. No, note dolenti proprio. No, vabbè, noi abbiamo avuto la fortuna quest'anno di riuscire a vincere il bando l'anno scorso per 15 anni più 4 di questo centro sportivo, quindi abbiamo la tempistica ideale per ammortizzarlo, però è una cifra sicuramente che pesa in una società di calcio dilettantistica che si autogestisce, cioè che non c'ha finanziatore. Si gioca meglio? Sì, ha i suoi pro e i suoi contro. È un calcio sicuramente più veloce.
più veloce, più tecnico, più palla terra. Stoppa la palla anche chi non sa stoppare. Ah, è proprio automatico. Sì, sì, sì. Ma quando le squadre avversarie vengono nel vostro campo, che è sintetico, loro non sono abituati, è un vantaggio per chi ha il sintetico ed è abituato a giocarci? Noi abbiamo anche il campo in erba. Avete nel anche? Nostro caso entrambe le squadre giocano sul campo in erba naturale. Ci alleniamo sul sintetico e giochiamo in erba naturale. E il settore giovanile, tutti sul campo sintetico. Perfetto, per cui arrivano la domenica quando c'è la partita e non si ritrovano. No, no, quando, diciamo che se tu utilizzi il sintetico con squadre che non sono abituate a usare il sintetico né negli allenamenti né nelle partite, sicuramente difficoltà ne trovano, perché è comunque un rimbalzo diverso, un approccio diverso, ma anche una corsa diversa, è tutto diverso completamente. Chiarissimo. Una prospettiva diversa. Tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, però davvero davvero grazie all'FC Cologno che oggi è venuta qui a Primi Calci, a Vittorio Zuppo, direttore generale, e a Marco Limetti, allenatore della prima squadra, abbiamo già sentito. Grazie. Buon divertimento per il proseguo sempre del campionato. Divertimento sempre. E che un giocatore del Cologno diventi professionista magari con una delle squadre qui dietro, o rossonera magari, o nerazzurra. Nerazzurra. Grazie per essere stati grazie qui con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie a tutti. Un grazie gigantesco al nostro regista Lorenzo, che anche oggi è impeccabile. E allora buona serata a tutti quanti, buon proseguimento qui su Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione.